Carissimi, oggi vogliamo mostrarvi come poter vivere il Venerdì Santo, questo giorno centrale all'interno del Triduo Santo. E vogliamo provare a vedere come viverlo a casa, in famiglia. Voi sapete che il Venerdì Santo è l'unico giorno dell'anno in cui non si celebra l'Eucaristia, perché si vuole dare lo spazio per adorare la croce di Gesù, la Santa Croce, per adorare il suo estremo atto d'amore nei confronti di tutta l'umanità. Allora, come vedete sul tavolo, noi abbiamo preparato una semplice tovaglia. Il Venerdì Santo non ci devono essere fiori, non ci devono essere tanti fronzoli. È un giorno di essenzialità e di silenzio. Abbiamo messo la Bibbia e poi una lampada che deve sempre rimanere accesa. La luce della fede. Adesso, con il sussidio che vi manderemo, potrete seguire la preghiera in famiglia. Si inizia con la recita del Salmo 30. Ci sarà un lettore che legge e tutti noi risponderemo. E poi c'è la lettura importantissima, dialogata, della Passione di Gesù. Sarà bene leggerla lentamente, pensando a quanto è successo, per meditare quello che è successo al nostro Signore Gesù Cristo. Al termine ci saranno delle preghiere di intercessione. Questa è una caratteristica tipica del Venerdì Santo. Il venerdì si prega per tutto il genere umano. Non si vuole lasciare fuori nessuno, perché Gesù è morto per tutti, per i credenti e per i non credenti, per i buoni e per i malvagi. Nessuno è escluso dalla salvezza di Cristo. Infine poi c'è un altro momento di preghiera particolare che dovrà vedere la croce, che bisogna prendere e portarla solo dopo questo momento di preghiera. La si porrà al centro per poterla adorare. Sarà bene fare un momento di silenzio e di contemplazione del crocifisso, anche durante la lettura del Vangelo della Passione, quando si racconterà della morte di Cristo. Sarà bene fermarsi, sostare un attimo, e per chi è possibile anche inginocchiarsi. Bene, quando si pone la croce al centro del tavolo, a questo punto ci sarà un segno particolare che è stato proposto. Ad ogni preghiera saremo invitati a toccare diverse parti del nostro corpo e a segnarle con un segno della croce, così. Questo sta a significare che il sacrificio di Cristo è per noi, lo dobbiamo vivere all'interno della nostra vita, entra nelle nostre vite. E in questa croce, su questo crocifisso, quando ci fermeremo a guardarlo alla fine, pensiamo di mettere in lui, nel suo costato trafitto, anche tutti i nostri piccoli sacrifici, le nostre fatiche, i dolori dell'umanità intera, i dolori anche di tante persone che in questi giorni stanno soffrendo. Al termine si invocherà la benedizione di Dio Padre su ciascuno di noi e noi vi consigliamo di fermarvi in preghiera per contemplare l'amore crocifisso, fermarvi un attimino anche con i bambini e compiere un gesto di adorazione. Nel silenzio. Il Venerdì Santo è un giorno di silenzio, di profonda contemplazione dell'amore.